Allora, il nome assume un aspetto più territoriale, anche se abbiamo mantenuto la sede a Bisaccia, che è praticamente il paese che ha dato origine a questa avventura. Ma ci sembrava, visto anche lo spostamento logistico che dobbiamo fare fuori Bisaccia, in quanto non c'è una sede idonea per lo svolgimento di questo tipo di campionato, abbiamo pensato di dover allargare sicuramente la nostra visione al territorio irpino, quindi abbiamo scelto di proposito questa denominazione sociale. Primo ad Ariano Irpino, giocheremo, già abbiamo avuto l'ok, insomma, quindi la struttura è già a nostra disposizione, dobbiamo soltanto definire per bene gli orari, che anche in linea di massima comunque sono stati già dettati. Sono tutti dettagli che nei prossimi giorni diventeranno certezze. Come nasce la scelta di Ariano? Ariano, ripeto, nasce perché in paese a Bisaccia non c'era una struttura adeguata. Quando ci sarà la scelta dell'allenatore? No, ma nei prossimi giorni saremo in grado di darvi sia quello che sarà, insomma, che già è, però non mi sento in questa fase di doverla ufficializzare, quindi in quella che già è la struttura societaria con tutti i compiti dirigenti, e nello stesso tempo daremo anche ufficialità alla scelta dell'allenatore.